Salve cari amiche ed amici, e salve a te Marco Travaglio. Questa mattina guardo il telegiornale e vedo che è un qualche cosa a cui si è data l'adagio biblico: chi di spada ferisce, di spada perisce. Adesso sto ricostruendo il video che ho fatto prima perché il cellulare non me l'ha registrato bene e ho dovuto cancellare tutto. Allora, per esempio, hai avuto il privilegio, caro Marco Travaglio, che a te Beppe Grillo anche a te ti mandasse a fanculo dopo che qualche grillino ha bruciato il libro di Augias. Adesso mi domando, che ti è successo poi che ti ha mandato a fanculo? Niente. Però lui è andato a Genova, tutto bello, vestito, con i suoi scagnozzi, e ha iniziato a parlare che questo, che l'altro, che questo. Mi ricordava un giocatore di calcio quando a Napoli andava a dire: i politici non vi aiutano, vi ignorano, voi napoletani siete esclusi. Che un napoletano è saltato fuori a dirgli: vabbè, noi ti paghiamo per giocare a calcio, alla politica ci pensiamo noi. Era lontano 82, non so qualcosa. E a Beppe Grillo è saltato qualcuno, gli ha detto: ma mettiti a lavare pure te, a spalare il fango. Lui ha detto: no, perché io qua andavo alla scuola qua di fronte, che giusto lì è andato a parire, no, giusto di fronte alla scuola dove andava a studiare, o dove non andava a studiare, non so. E gli hanno detto: allora 1, 2, 3, in 4, in tutti. Poi la Rai ha tagliato, no, per quello della par condicio. Ma vaffanculo Beppe Grillo, vaffanculo gli iniziano. Ma vaffanculo. Beh, allora lui che di vaffanculo feriva, di fanculo perirà. Che poi che succede anche quando mandano a fanculo Beppe Grillo? Boh. Intanto non so che succedeva quando lui mandava a fanculo gli altri, perché la politica è rimasta sempre la stessa. Anzi, loro che parlavano giusto il Movimento 5 Stelle contro la corruzione, si sono inciucciati con la tangente. Gli altri non parlavano in quel modo. Gli altri dicevano solo di ridurre le spese o addirittura di non pagare le tasse a Roma ladrona. Vabbè, e poi mi è piaciuto quando è fatto incazzare al programma di Santoro a Bersani, che ti ha guardato male, ha detto: ma ti può succedere qualcosa? Tu gli hai detto: ma che è, una minaccia? Sì, ti acchiappava, ti metteva in un angolo e ti gragnolava di barzellette e di battute del cazzo con le quali si è sempre prodigato. Perché quello è il problema della politica italiana. Cioè, tutti si scendevano a livello del pagliaccio, Berlusconi che toccava il culo alla vigilessa, che faceva le corna alla Merkel, che dava del capo nazista a un parlamentare socialdemocrata ebreo tedesco, Bersani con le sue battutine fuori luogo, storpiate, Bertinotti anche simpatico, poverino, Prodi, D'Alema, tutti a cazzeggiare davanti alla camera nella sala del transatlantico dove l'intervista la Rai, no? Tutti a farsi pagliacci, che poi il giullare è salito nella politica se loro scendevano alle battute facili. Ma che poi non è originale, perché è stato originale Giorgio Bracardi. Che te frega? Che te frega? Quando faceva Malik Malouk, cercate in internet Malik Malouk, Giorgio Bracardi, Fangala e Arassaran Fangala, e anche Lucio Smentisco, che lui diceva di un politico: vieni qua, vieni qua, te lo dico io, vuoi che te lo dico io al politico, signor deputato, beccate questa, e tu, signor onorevole, te lo dico io com'è, lo vuoi capire, beccate questa. Quando faceva Malik Malouk nelle parti di un turco, no, che siccome che era turco con il fez rosso, la tunica, Fangala, adesso la Fangala,
mandava tutti a fangala facendo i nomi dei deputati, dei senatori, dei parlamentari, dei politici. Poi è arrivato Beppe Grillo, è uscito dalla commedia, è entrato nella politica, però ha copiato quelle macchiette di Giorgio Bracardi. Gli pagherai i diritti d'autore, perché anche lui fa un culo di qua, fa un culo di là. È quello nuovo nella politica? No, e non è neanche nuovo nello spettacolo. Giorgio Bracardi lo faceva. Poi che ogni tanto Beppe Grillo si perde e inizia a fare gli show. E che ha portato a politica? Perché anche il Movimento 5 Stelle, i grillini si sono intangentati e si sono inciuciati. Vabbè, sto un po' riassumendo quello che ho parlato mezz'ora prima, perché il cellulare non ha guardato bene l'archivio. Comunque, vedi il colore? Non è una casualità, caro Marco Travaglio. Ta-da! Che ti sembra? Oh, ancora non mi hai risposto. Tu hai fatto dei video cercando un capitano per la nave senza capitano. Io non sarò Harlock, non sarò Capitan Findus, non sarò il tono Nostromo, sono il Capitan Saint-Enchant. E tu vai a Botteghe Oscure, nella direzione di Botteghe Oscure, in Botteghe Oscure. E digli: io il capitano ce l'ho, ammutinatevi e buttate dalla borda il capitano che avete, perché qua deve venire a condurre Capitan Saint-Enchant. E poi anche voglio diventare direttore dell'unità, che vabbè che mi sembra che ha chiuso come giornale. Comunque voglio fare io gli editoriali, che scriverò non lo so, però li ho a punta di penna, basta appoggiarla nel foglio. Se mi fanno editore, escono gli editoriali. Allora mi raccomando, vedi, sono proprio il capitano della nave che non ha capitano. E poi guarda nel mio canale di YouTube Saint-Enchant, che ho una lista di editoriali giornalistici, che ho letto dei giornali, ho fatto dei commentari. E tu, se vuoi un giornalista per il tuo fatto quotidiano, ecco che ci sono io. Allora mi raccomando, siccome c'è un cellulare che mi registra un video su 3, perché non lo riesce a mettere da parte, e speriamo che questo lo salvi. Siccome sono disoccupato, se voi tutte e tutti mi volete aiutare, vi pregherei di guardarvi tutti i miei video, di mettere ai video che vi piace mi piace, di guardarli entrando, accedendo all'account di YouTube. E poi di diffondere i miei video fra parenti, amici, familiari, dandogli il link, anche nemici, ed incrostare il link dei miei video in tutti quei gruppi e piattaforme sociali che potrete. E poi vi raccomando, fate clic nei banner pubblicitari. C'è gente che guadagna 148.000 euro al mese in YouTube. Così riuscirei a pagare tutte le mie spese. Quindi vi prego, fate clic nei banner pubblicitari. Poi, siccome io sono disoccupato, mi scuso con voi se troverete molta pubblicità, però superati i 10 minuti ti consentono di mettere nel mezzo del film molta pubblicità. E io a volte ogni 30 secondi dico che possono mettere pubblicità. Per esempio, metto 0 30 1 1 e 30 2, metto virgole, no? 0,2 punti 30, 0, no, 1, 2 punti 0, 1, 2 punti 30, virgola. Così ogni 30 secondi, ogni minuto, nel mezzo, in the middle, si può fare uno stacco pubblicitario. Cioè, ho fatto un video di 30 minuti. E ci sono 60 stacchi nel mezzo. Non so se si vedranno tutte le pubblicità, perché poi se lo vedono poco il video mettono pochi inserti pubblicitari, però se lo vedono molte volte mi immagino che quel video avrà 60 stacchi pubblicitari nel mezzo. È una rottura di coglioni, ma io sono disoccupato. Peccato che i video che si vedono di più nel mio canale
sono inferiori ai 6 minuti o ai 10, quindi non ho potuto fare questa pubblicità nel mezzo. No, ma ho fatto questo video e lo rifaccio perché prima non mi ha preso il cellulare il video, per dirvi di come chi di fa chi di spada ferisce di spada perisce, chi manda a fanculo è mandato a fanculo. Beppe Grillo l'hanno mandato a fanculo a Genova. Adesso che succederà non lo so, ce lo farà sapere lo stesso Beppe Grillo. E a te Marco Travaglio, che mi è piaciuto quando hai messo all'angolo Bersani che ci ha guardato, ti ha minacciato, no? Ma non sai che ti può succedere? Tu gli hai detto: ma mi minacci? Sì. Ti acchiappava, ti metteva in un angolo e ti diceva tante di quelle barzellette da farti nero, da farti due palle così. Infatti, poi le sue barzellette sono addirittura storpiate, storpia la pronuncia, storpia tutto. E poi ha fatto politica nello stesso modo, dicendo che avrebbe vinto Berlusconi con i voti. Ah, pensa che pagliacciata! Neanche Grillo le dice queste cose. O le ha dette, vabbè, perché adesso tutti consultano Berlusconi. Mi raccomando, non lasciate di guardare i miei video, così io posso rinnovare il parco tecnologico. Sono disoccupato, devo anche rinnovare i vestiti, mi si lacerano tutti. Mi raccomando, aiutatemi, ciao. E non mancate di seguirmi come avete fatto fino adesso. Ciao. Che io parlo così, non voglio scrivermi un copione, tanto so che chi mi segue mi segue. E probabilmente molti mi avrete seguito fino adesso. Quindi vi saluto, grazie e arrivederci.